Bonjour, bonjour. Io le mie su, Madonna, che tettone che mi fa sto coso. Ugo, guardate chi c'è, guardate chi c'è. E c'è Ugo, il mio ciccione. C'è Ughetto. Ciao Ughetto. Ciao Ughetto. Allora, gnoccone, buongiorno. Mi metterò contro la luce perché si vede meglio. Vi voglio far vedere camera. Perché tante mi avete detto chissà come l'ha sistemata. C'è un odorino buono perché poi io ci fumavo pure. Sono a casina. Aspettate. Allora, qui c'è Ughetto. Vuoi uscire, amore? Va bene, vai. Allora, il letto l'ha messo di qua. L'ha lasciato le Alex. Me le porterò tutte via. E questa è l'enorme. Guardate quanto è bella pulita da quando io non c'ero, cioè quando ero io non era così pulita. Detto così, avevo messo il telefono qui sopra perché non ho più dove metterlo. Ricci ravvivati perché erano più questa sala, se no era perfetta. Allora, ciao gnocche! Dunque, venire a casa è sempre una bellezza. Io adoro i miei ricci, oramai tengo sempre sciolti anche se ora è caldo, mi uccide. Mi sono truccata un po' alla mele meglio, c'ho tanti di quei prodotti che mi sento male, non ce la farò mai ad usarli tutti. Queste sono le ciglia della Mulac e queste sono delle lenti nuove perché ce n'ho due paia nuove, un paio che addirittura è da buttare perché purtroppo è un prodotto che oramai, a parte che c'ha addirittura la graduazione. Poi ho ritrovato la palette della Mulac, quella con tutti i prodotti in crema, bellissima. Adoro, 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 adoro i miei trucchi. Allora, quindi cercherò comunque di portarne via un po'. Allora, io le mie tettone, ma questo è imbottito e c'ho la doppia imbottitura è per quello che so. Così gonfie. Dunque. Allora, vi devo fare l'haul, non potevo non fare l'haul a casa. C'ho l'haul della Essence dell'altro giorno e oggi sono andata con mamma perché mi mancava della roba per i ricci, quello e quell'altro e di conseguenza mi ha voluto regalare tutto lei. Quindi tornare a casa è sempre una gioia. Mi toccherà alla fine legarmi i capelli perché non me la posso fare, vi giuro, il caldo è atroce. E sono bellissimi i miei ricci. Partiamo con la robina dell'OVS. Che vedrete nel video haul che vi metto qua, in questa schedina qua, a 1 minuto e 52, aspettate. Non c'è versi, i ricci tenuti in un certo modo, ora sono più belli. Allora, quindi, la robina la vedete un po' nell'haul, ma adesso vi mostro ogni cosa. C'ho una quintalata di roba, fortunatamente tutta roba che uso, nel senso trucchi, ho preso sì quelli della Essence che... Comunque era roba che avrei dovuto riprendere, cioè perché era finita, ma non sto comprando grandi trucchi perché veramente fino a lei sono piena e ora prenderò tutto quello che non uso e lo regalerò a un po' di mie amiche su a Cremona, perché veramente così non si può, anche perché è troppa roba, non riesco ad usarla, è un peccato, non voglio buttarla, sono sempre più bella, costruisci ancora di più, ciao. Cominciamo, questa è la rovina. Siamo andati ieri l'altro quando era a Piacenza, abbiamo fatto il tatuaggio e lo vedete sempre nel vlog che vi ho messo prima. Lui ha fatto là, insomma, io sono andata all'OVS e bla bla bla. Ok, cominciamo. Queste due pinzette della quali una messa rotta. Bene. Allora, cerchiamo di mettere tutto qui dentro. Dunque, io con la Essence mi trovo stra bene, quindi... Compro tutte cose che bene o male poi so che già conosco. Partiamo. Allora, questa è una... Mi mancano... sapete che io adoro le maschere, quelle piene, insomma, no? Non quelle a tessuto. Quelle a tessuto sinceramente mi fanno un po' incazzare perché poi costano tantissimo e le usi una volta e poi le butti. Quindi c'era questa. Hello Good Stuff Fresh Glow Peel Off Mask Blackberry Extratto di acido ialuronico. Maschera viso peel off. 18-20 minuti. Applicare la maschera, risciacquare, bla bla. Vabbè, manda via comedoni, c'è scritto. E quindi l'ho presa per 4 euro qualcosa. Poi, siccome
Siccome ciò mi sto trovando bene con le beauty blender, che però qui ce n'ho 15 e non me lo ricordavo, mi sono presa anche una piccola beauty blender. Poi anche queste ce n'ho 1000 di l'ho vista adesso. E adesso partiamo con il make up. Allora, è tutta roba che, oh mamma, giuro, bimbe, non ce la posso fare. Sto a schiattare. Allora, questo non l'ho mai provato. Spray fissante, perché ho finito quello della MAC. E quindi ho preso questo. Mamma mia, che spruzzo fa? Boh, uno spruzzo un po' largo. Vabbè, fissante matte. I prezzi non ve li dico perché ho buttato. Pazzettette. Perché ho buttato. Mi sono provata a fare il naso che non è venuto molto bene. Aspettate. Babbo, ho fatto ancora peggio. Mamma mia, bimbe, quanto reggerò? Peccato che l'ho scoperto adesso e le devo tenere per forza arrivati perché. Se non muoio, vabbè. Poi ho preso questi elasticini perché appunto purtroppo io legandomi i capelli qua davanti l'ho rovinati tantissimo. E appunto in un video di capelli ricci la ragazza dice di usare questi elastichini un po' fatti così. Ecco, vediamo, anzi me lo metto subito e vediamo che succede. Vedete? Le dovrebbe tenere un po' più belli, ma fanno cagare, sono pendoloni, non mi piacciono. Però vabbè, per tenerli in casa va bene. Poi, naturalmente, matita da sopracciglia perché le stavo steccando tutte. Quindi ne ho prese quattro, una ce l'ho lì e altre tre. I mascara che avevo finito. Dunque, questo, che come conoscete, il false lashes. Lo compro da millenni oramai, mi ci trovo troppo bene e non smetto di comprarlo perché mi ci trovo veramente bene. Quindi tutte le volte che finisce, boom, lo ricompriamo. Questo. Avevo finito quello verde, il corsetto, c'ho quello rosa che è nuovo. Finito questo e ho ripreso anche il corsetto verde e anche quello celeste perché questo, a differenza degli altri, riesco bene a darlo qua. Vabbè, comunque adoro il corsetto della Essence, se capito. Dunque, poi due smaltini per l'estate. Volevo prendere quel celeste, un celeste parecchio celestoso, che però poi non l'ho preso, ma ho fatto una cazzata perché secondo me era strabellino da prendere. Quindi ho preso questo che è per l'estate, bellino questo colorino rosato. E poi ho preso sto marrone che c'entra un cazzo con l'estate. Ce n'ho mille di marroni, ma. Invece di prendere il celeste, Ami, così. Poi due prodottini mai provati, però mi ispiravano un sacco. Questo è il primer Hydrogel 48 ore. Mi serviva un primer perché quello della Focalure l'ho finito, l'ho steccato, ok? E quindi mi serviva un primer. Ho scelto questo, non mi chiedete perché, dovrebbe essere idratante con l'acido ialuronico. A me piace l'acido ialuronico e quindi dove lo metto? Quindi se lo conoscete, ditemi come vi siete trovata. Trovate. E poi questo, che è lo Stay 24 ore, pensavo fosse molto simile a quello della NYX. Ho preso il colore un po' più scuro perché quelli chiari ce l'ho, ma è comunque chiaro per me, quindi. Però vediamo. Eh sì, lo userò come illuminante perché non so quanto che copertura abbia, però questo. Ok, questi sono gli acquistini dalla Essence, ma comunque figliolo, ho speso 50 euro, non è che ne ho spese 20. Quindi, ok, quello di stamattina, ciaone, proprio ciaone, scusate ma mi devo levare in ghignaccio, mi piace un sacco invece. E il piercing qua dietro mi sta dando problemi perché sto cominciando a sudare troppo. Allora, veniamo a stamattina, acqua e sapone. Devo essere sincera, molto meglio il Caddy e Tigotà. Acqua e sapone, secondo me, ha perso veramente tantissimo. Cominciamo col ciotolone, me l'ha regalati mamma, raga, veramente io non volevo, ma vai, 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 butta. Allora, due acidi ialuronicos, almeno non sto a ricomprarlo, tanto è una cosa che uso a manetta. Poi, ecco, questa è una, l'avevo levata, me l'ha riprese tutte, ceretta per i baffetti, poi ci faccio anche le ascelle. Poi, questa è una maschera anticrespo Ravviva Ricci, cheratina bambù per capelli ricci e crespi.
ed è della Keratin Carly. Io mi è stato detto che questa maschera e questa linea era molto buona. Siccome mi mancava, ce l'ho una maschera, però ho detto, boh, buttiamocela tanto. Una maschera per i ricci. Poi questo l'avevo visto l'altro giorno da questa Martina Carly, mi sembra, quella ragazza su Instagram che mi ha fatto scoprire come sistemare i ricci in realtà. E con questo della Fructis, che sarebbe un gel, io avevo finito completamente il gel, era forse meglio se ne compravo due, ma tanto mi dura, comunque lo ricomprerò su. Crema, look, pulito, elegante, capelli naturali, a vista e al tatto. Questa ragazza lo promuoveva molto, quindi mi sono fidata alla grande e ho preso questo. Gel, schiuma, sono cose che nel vostro, nella vostra routine dei ricci non possono mancare. Poi, come dopo sole, qui fortunatamente un pochino ce l'ho, sempre della Wine Tropics, più 50 ml di plastica riciclata. Se non vi ricordate male, o vi ricordate io, anni e anni fa vi avevo promosso questo prodotto, che però era in un ciotolo più grande, un po' di, che sapeva di menta, insomma. Questo secondo me è un butter body. Dopo sole io mi ci ero trovata benissimo e l'ho ricomprato, anche se quello era molto più grosso. Ora aspetto ad aprirlo perché c'ho l'altro. Poi schiuma, perché con questa mi c'era quella rossa della Bilboa, costava un po' meno, ma era Ricci Perfetti, e ho visto anche quella da diverse ragazze, però con questa mi sono trovata strabene e l'ho ripresa. Come prodotto nuovo ho preso questo, che è un trattamento alla cheratina, cheratinico, anticrespo, piastra e phon con cheratina liquida. Allora, io che trattamento anticrespo? È un trattamento che nutre, rinnova e rinforza all'istante la qualità e la struttura dei capelli trattati. Contiene cheratina liquida che garantisce migliori risultati. Ripara e rinnova i capelli danneggiati. Io qua davanti non sono messa troppo bene. Comunque, non avendoli mai brutti, perché ora non gli faccio granché, però sono convinta che a me poi la cheratina piace un sacco, ho detto, buon, proviamolo. Ultimi prodottini, non potevo non prenderli, cioè scusate, l'ho trovato, figurati se lascio lì la Nani. Questo è quello che ho sempre, che vi ho strapromosso, finito mille volte, e questo è quello nuovo che me l'hanno fatto assaggiare e, oh mio Dio, 2,90 euro. Ultimo prodotto, anzi ultimi due. Allora, questo qui l'ho visto da un sacco di ragazze e non ho fatto a meno di prenderlo, non sono riuscita a non prenderlo perché ho visto veramente dei risultatoni esagerati. Poi me lo comprava mamma e quindi potevo rischiare di spendere un po' di più. È anche vero che uso un sacco le ciglia finte e i mascara mi servono molto a poco, visto che ora poi ce n'ho un quintale. Però lo terrò chiuso comunque, aspetto un po' e poi vediamo. Ultimo prodottino che mi sta finendo l'altro profumo che avevo preso, vi ricordate, a 8 euro, quello da 100 ml. Ho preso questo della Police, stradolce, buonissimo, però sono dei bastardi, perché costa 20 euro, ma questo è quello da... Non c'è neanche scritto. Questo è da 40 ml e loro lì sopra ti fanno vedere quello da 100 ml. Quindi sono dei bastardi, perché se te mi metti il tester che è da 100 ml e mi metti 20 euro e poi in realtà me lo vendi a 40 ml, a 20 euro sei un figlio di una troia. L'ha preso mamma, poi ha pagato lei, non l'avevo aperto e me l'ha tirato un culo. Però 20 euro, stradolce, veramente è micidiale. E a parte vedete che è troppo carino, vabbè, ciao. E era quello parecchio più grosso, cioè da 100 ml. È dolcissimo, è il classico profumo. Ora io ho questo da portare su. I Yves Saint Laurent da portare su. Però sono prodotti, sono profumi buoni questi che non voglio usare tutti i giorni e finirli perché mi scoccia. Magari li metto quando esco, quando vado a fare passi. Questo in realtà tutti i giorni, anche solo per stare in casa. Io il profumo non riesco a non darmelo. Quindi anche per stare in casa io me lo do e quindi preferisco spendere una cifra modica. Questo è stradolce. Ce ne sono tre tipi. È buonissimo, veramente molto buono. Non gli avrei dato una cicca a questo della Police. E ce n'è tre tipi: uno che è floreale, tattoo e qualcosa, e poi c'è un altro
tutto glitterato, però erano un po' più floreali di questo, questo è quello più dolce. Ce l'ho fatta, una caterba di roba! Quant'era, non vi facevo uno da 15 minuti? Perché effettivamente a casa uno, la mamma poi mi fa il regalo, figurati, dice ciao. Va bene, vi mando un bacio. Oggi, non vi farò grandi vlog finché non usciamo ora, forse, Madonna, non parlo. Oggi andiamo a fare un giro in città, quindi vi faccio un vlog, ma quando sto a casa che vi dico? Volevo andare a prendere un po' di sole, anche se ho il tatuaggio fresco, non si prende il sole, lo so, però io mi metto così e non lo prendo da sotto, però è troppo bella sta stella, anche se mi sembra molto storta in realtà. Guardate adesso. Non lo so, a parte che la dura, erano 20 anni, mi volevo fare una stella nel gomito. E penso, abbiamo deciso di farlo diventare il nostro tatuatore di fiducia. Ci ha fatto spendere 100 euro giuste, anche perché sto stronzo Siena per questo mi fece spendere 70, cioè. E invece il pesca, per una cosa così, mi fa spendere 100. Però il pesca, se mi faccio fare questo, a parte mi dilaniava perché il gomito è dolorosissimo. E poi comunque è un altro stile di tatuaggio, no? Siccome mi voglio fare tutto il petto, insomma, c'ho da tatuarmi, lui essendo lì a Piacenza, che non è troppo lontano, sarà il nostro tatuatore di fiducia, gli abbiamo detto. Va bene, detto ciò, vi mando mille baci, spero il video vi piaccia, spero... Ora forse vedo una ragazza di Certaldo, Nora si chiama, forse ci incontreremo, se ci incontriamo naturalmente faccio il video di saluti, va bene? Ciao, love, spippeggiate poco, vi adoro.